Final Cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre vi invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel mio gruppo Telegram per restare sempre aggiornati. Oggi farò recensione del cofanetto di Gekiman, edito da J-Pop, il prezzo totale è 35,70€, composto da 3 volumi, ognuno dei quali a prezzo 11,90€ ovviamente, questo è il 2 e questo è il volume 3, che devo dire che è parecchio simile al 2. Forse avrei fatto una scelta diversa, dovrei dire, avrei preferito una scelta diversa. Anche se sono due personaggi diversi, però sono molto simili, devo dire. Appunto parla della nascita di Devilman, come è stato realizzato da Go Nagai, come l'ha pensato, come l'ha immaginato, come è nato. Lo scrive creando un suo alter ego fittizio chiamato Geki Nagai, per spiegare la sua opera, la sua nascita. Siamo nel 1972. Go Nagai era famoso, o meglio qua, Geki Nagai era famoso per La scuola senza pudore, suo primo manga, che ha fatto scandalo perché ha creato abbastanza immagini esplicite, disegnato su un manga per ragazzi, ed è stato precursore, l'apripista, oltre al suo lavoro, ma diciamo del fan service in generale. E quindi è stato, oltre a quello, stava seguendo altre quattro opere, sta facendo altre quattro opere, e quindi era davvero impegnato, nonostante fosse giovane, 22-23 anni, molto molto impegnato, un record che a serializzare 5 opere alla settimana è davvero tanta roba. Qua si vede tutto il lavoro che ci sta dietro, l'impegno, praticamente non dormire quasi mai, non avere pause, domeniche, festività, niente, lavorare da mattina a sera proprio per la sua passione. Quando per appunto Devilman è nato inizialmente come concetto dalla Toei Animation per creare un anime da pubblicare verso le 8 di sera, quindi da far vedere alle famiglie, in effetti. E crea per appunto questo Devilman, questo eroe, basato un po' su stile americani, però che sia un diavolo, quindi un concetto nuovo, e parimenti, pare l'anime, incomincia a creare la sua vera serie di Devilman sui manga, basata per appunto dall'inizio da Mao Dante, che è stato bloccato, è stata stoppata questa opera e gli è rimasta un po' qua, e quindi voleva dare una conclusione degna a Mao Dante, quindi creare questa nuova opera che sarebbe, è il nuovo Dante. Però per fare questo, visto che si vive già 5 serie, e dedicare tutto il tempo a Devilman, molto più tempo, perché lui ci credeva veramente, perché questa è davvero la sua opera in cui ci ha creduto di più assoluto, perché tutte le altre opere erano opere umoristiche che in fin dei conti non lo rappresentavano davvero. Lui, essendo stato allievo di Shitaro Ishimori, lo aiutava, gli aiutava coi bozzetti, voleva creare story manga, non manga semplici di umoristici per far ridere, proprio creare manga, story manga, proprio con una storia bella, corposa, interessante. E quindi si dedica per appunto a questo manga, rinunciando e stoppando alcune serie, tra cui per appunto La scuola senza pudore, che aveva ricevuto parecchie, molte critiche in Giappone. E lo dice molto, queste critiche gli hanno pesato abbastanza, infatti in alcuni disegni per appunto La scuola senza pudore riversa su quei disegni tutto l'odio che aveva per i media giapponesi. E quindi a leggere questo manga ci sono incorrette molti, ma molti spoiler oltre di Devilman, perché ci sono molti disegni, praticamente forse 80% sono disegni pari a pari a Devilman, come è nato, quel capitolo, quelle scene, perché sono nate lì, cosa sta facendo in quel momento, come gli è venuta in mente quell'idea, perché voglio disegnarlo così, anche i bozzetti che venivano scartati perché troppo audaci per gli editor. E quindi, essendoci parecchi spoiler, dovete aver letto almeno Devilman, perché se no non ci siamo. Dovreste leggere anche altre opere, soprattutto Scuola senza pudore, perché c'è un bello spoiler,
anzi spoiler, che lo sto recuperando, Scuola senza pudore mi dovrà arrivare, perché dopo aver letto la sua prima opera ho deciso che la devo recuperare a tutti i costi di Gonagai. Però ci sono parecchi spoiler e lo consiglio, questa opera, proprio chi ama Devilman, chi ama Gonagai, perché secondo, se no non capite, apprezzate veramente appieno, perché qua Gonagai spiega in filo per segno come è nata l'idea di Devilman e cosa rappresenta in realtà Devilman, che in realtà Ryo Asuka in realtà doveva solo essere una comparsa, fare in modo di Cicerone a spiegare a Devilman, ad Akira Fudo, cosa stava succedendo, e voleva farlo morire già quasi all'inizio, fino a che verso, proprio verso la fine, ha rivalutato Akira Fudo, cioè Ryo Asuka, e gli ha dato appunto quello che gli ha dato in Devilman. Ecco, però qua ti spiega davvero qual è il significato di Devilman, cioè quello che Gonagai voleva dare, cioè che voleva rappresentare l'immagine della guerra con questo manga, che i giapponesi, dopo tutte le guerre che erano passate alla seconda guerra mondiale, rischiavano ancora di entrare in nuova guerra col governo giapponese, che voleva militarizzare i giovani, quindi facendo diventare nuovi diavoli, dargli in mano ai giovani, dal cuore puro, delle armi di distruzione di massa. E quindi è un po' una denuncia che fa Gonagai, far vedere gli orrori della guerra per non far sì che si ripetano nuovamente. Serve proprio per rafforzare l'idea che Gonagai aveva della guerra, questo manga, cioè Devilman. E non so se tutti l'hanno capito questa cosa, qua finalmente ti spiega davvero perché, cosa vuol dire Devilman, il suo significato. E quindi forse rifarò un video magari un'altra volta su Devilman, più corposo, avendo saputo tutte queste notizie, tutte queste novità, per fare un video più decente, perché quello che ho fatto è abbastanza vecchio, è stato forse uno dei primi manga, cioè uno dei primi video che ho realizzato. E verso la fine di questo, cioè di Devilman, stava già iniziando a serializzare Mazinger Z, e aveva rinunciato a un altro suo manga molto famoso, cioè La famiglia Bashiri, che comunque è un manga comico anche quello, però davvero molto interessante, l'ho letto molto volentieri. È come se avessi riletto una seconda volta Devilman con altri occhi, con altre novità, con altre sceneggiature, anche e soprattutto il finale è stato molto veloce, perché doveva rispettare una scadenza in particolare, perché già doveva essere stoppata questa serie 2-3 mesi prima ed è riuscita ad allungare questa serie. E quindi soprattutto gli ultimi capitoli fatti abbastanza in modo di fretta, e voleva, in realtà voleva concludere in modo, diciamo, prendersela più comoda per fare meglio sceneggiatura, per dire tutto quello che voleva dire in verità. Infatti è uscito solo un manga da 5 volumi Devilman. Però qua, oltre a Devilman, fa vedere il lavoro che ci sta dietro il mangaka, tutte le ore che ci ha dedicato a Devilman, tutta la passione che ci ha dedicato, ci ha messo tutto suo amore, sua passione e suo tempo per realizzare questa opera mastodontica che tutti dovrebbero leggere. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, mi raccomando, anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video.